Quando la Derry Girls preferita da tutti, Nicola Coughlan, è andata a girare la terza stagione di Bridgerton, sapeva che sarebbe diventato imbarazzante. Dopotutto avrebbe dovuto avvicinarsi molto all'amico e coprotagonista Luke Newton. Quando Luke e io abbiamo letto i libri all'inizio della prima stagione, è stato divertente per noi immaginare come sarebbe stato se avessimo dovuto baciarci. Poi è arrivata la stagione e ci siamo detti: ecco, devo baciare il mio amico. E dovevo davvero baciarlo. La stagione è piccante, ma Luke mi ha fatto sentire davvero a mio agio. Ci proteggevamo davvero a vicenda e poi, una volta finito, ci siamo fatti una bella risata. C'è stato un giorno in cui dovevamo girare una scena molto romantica e ci stavamo morendo dalle risate. La terza stagione del grande successo di Netflix, basata sui libri di Julia Quinn, vedrà Nicola come il diamante della stagione e la nativa di Galway è pronta a stare sotto i riflettori, con una potenziale storia d'amore tra il suo personaggio, Penelope Featherington, e Colin Bridgerton. Non voglio spoilerare nulla a nessuno, ma posso dire che quando la scrittrice showrunner Jess Brower ha incontrato Luke Newton, che interpreta Colin Bridgerton, e me, e ci ha parlato per la prima volta di questa stagione, abbiamo pensato: no, cosa succede dopo? Perché succedono così tante cose in questa stagione, è imprevedibile. La stagione sarà distribuita in due parti, con i primi 4 episodi che arriveranno su Netflix il 16 maggio e i restanti 4 in uscita il 13 giugno. C'è molta tensione tra i fan per l'attesa della stagione, ma anche tra il cast. Sì, quando l'ho visto per la prima volta ho pensato: porca miseria, non avevo realizzato che fosse così intenso. Non c'è niente da fare, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Se ti piace, sarei molto felice di questa stagione. Quando si tratta di girare scene piccanti, Hollywood non ha sempre avuto la reputazione di essere uno spazio molto sicuro, ma negli anni è stata messa molta più attenzione per assicurarsi che gli attori si sentissero a proprio agio, inserendo il coordinatore dell'intimità, quella di Bridgerton Elizabeth Talbot, ed era a disposizione per garantire che le scene più intime non fossero realizzate a scapito della dignità dell'attore. Ma se c'è un posto in cui la dignità deve davvero essere preservata, è guardare scene di sesso con un genitore nella stanza. Per evitare momenti davvero imbarazzanti, Nicola ha richiesto un taglio più family friendly da guardare con sua madre. Ho richiesto una versione family friendly per mia mamma, perché io non faccio queste cose, assolutamente no. Per chi non lo sapesse, nell'universo di Bridgerton e nel periodo su cui è basato, le donne sono apprezzate solo per il loro potenziale come mogli e madri. Le donne idonee al matrimonio della città vengono portate in giro per essere sposate da scapoli ricchi, nella speranza di assicurare un magnifico futuro anche alla famiglia. Però Penelope sta iniziando a vedere se stessa come una zitella. Ha perso la sua migliore amica e sente che la sua cotta non la ricambia. Mentre gli altri personaggi centrali dello show vivono le loro storie d'amore, lei è sempre stata una wallflower. La terza stagione sembra quasi uno show diverso dalla seconda, quindi all'inizio è stato strano, ma poi ti rendi conto che si tratta di loro che cercano di essere cool. La famiglia è cambiata, ma Penelope è ancora una grande nerd. Quella sensazione di essere una sorta di tappezzeria è una di quelle che Nicola vuole ribaltare nella prossima stagione. Spero che questa stagione faccia sì che le persone che forse si sentono non viste siano viste e faccia capire a tutti quanto sono meritevoli di essere amati. Nelle ultime 2 stagioni, il personaggio di Nicola è stato vestito a festa, ma con colori poco lusinghieri, che hanno fatto ben poco per mettere in mostra la bellezza dell'attrice. Almeno la mamma non ti ha vestito da girasole, si lamenta il personaggio con le sue sfortunate sorelle nella seconda stagione. Questa volta però tutto sembra destinato a cambiare.
Quando le prime foto in anteprima furono rilasciate l'anno scorso, mostravano Penelope splendidi abiti blu con i capelli perfettamente pettinati. La Wallflower è chiaramente in fiore. È chiaramente un cambiamento commovente sia per il personaggio che per la donna che la interpreta. Non mi aspettavo che questa stagione fosse così emozionante. Quindi spero che tutti i fan lo sentano e si godano la storia fenomenale. È davvero brillante e sento davvero che rende giustizia ai libri. La storia di Penelope e Colin è quella che si attribuisce a un cliché classico, dagli amici agli amanti. Aiuta il fatto che sia uno dei trope preferiti di Nicola. Penso che sia uno dei migliori cliché delle commedie romantiche. È come Harry ti presento Sally o Ross e Rachel. Penso che la cosa bella di questa stagione sia che finalmente abbassano la guardia l'uno verso l'altro. Si conoscono da quando erano bambini e hanno sempre apprezzato moltissimo la reciproca compagnia. Crescendo sono diventati un po' più consapevoli di sé, ma in questa stagione è diverso. Quando la prima stagione di Bridgerton è andata in onda nel dicembre 2020, Nicole era già un nome familiare in tutto il paese. Le Derry Girls l'avevano resa una star 2 anni prima. L'attrice 37enne è apparsa anche nel blockbuster Barbie dell'estate 2023 e sarà nello speciale natalizio di Doctor Who in uscita nel 2024. Ma se prima era una star, Bridgerton l'ha resa sicuramente più conosciuta. Insieme alla coprotagonista Phoebe Dynevor, nominata per Stella Nascente BAFTA la scorsa settimana, e il rubacuori della seconda stagione, Jonathan Bailey, che sarà protagonista del prossimo film, Wicked. Lo spettacolo ha cambiato la vita di Nicola in ogni modo. Sono andata in Brasile e non mi sono mai sentita tanto come Beyoncé. Prima potevo semplicemente andare in giro, nessun problema. Ora mi dicono, va bene, abbiamo la sicurezza. Ed io sono così sofisticata. Poi torno a Londra e sto cercando di comprare dei pantaloni di tuta e dico, oh sì, quella non è la mia vita. È solo in Brasile.